Buongiorno a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento con le nostre Gelateo Weeks. Abbiamo affrontato già diversi temi riguardanti la nostra F. Oggi andiamo a vedere l'ultimo. Non per importanza, sicuramente, perché andiamo a parlare della granita siciliana, prodotto che possiamo dire essere stato praticamente pensato per essere mantecato con una macchina di questo tipo. La granita siciliana nasce con la macchina verticale, quindi la F è in grado veramente di andare a produrre una granita siciliana che segue tutti i sacri crismi di un prodotto di questo tipo. Partiamo dalla definizione di granita siciliana. La particolarità della granita è la sua semplicità. Una granita siciliana è fatta sempre con solo tre ingredienti: acqua, zucchero saccarosio e l'ingrediente caratterizzante. Quindi possiamo avere acqua, zucchero e fragole, acqua, zucchero e caffè, acqua, zucchero e pistacchio. Gli ingredienti sono sempre tre, la sostanza rimane la stessa, ovviamente cambia il sapore. La seconda particolarità di una granita è il fatto che, non avendo assolutamente aria, quindi avendo un overrun tendente allo zero, è un prodotto molto diverso dal punto di vista strutturale. Avrà innanzitutto dei cristalli di ghiaccio più grandi di un gelato. Questo dovuto alla sua ricettazione, ma anche al processo produttivo. In secondo luogo, e in realtà come conseguenza di questa cosa qui, non avendo aria e avendo cristalli di ghiaccio molto grandi, avremo anche un prodotto molto più freddo al palato e una struttura più, diciamo, ghiacciolosa e liquida. Non abbiamo quindi una struttura sostenuta come un gelato o un sorbetto, abbiamo una struttura che prevede la consumazione attraverso un cucchiaino o una cannuccia a seconda del paese, della cultura e della struttura che andremo a dare alla nostra granita. Definito cos'è una granita, andiamo a vedere come farla nella nostra F. La prima cosa da fare sarà, come al solito, raffreddare il cilindro, visto che siamo in mattinata, è la prima produzione che andiamo a fare. In questo caso, però, la temperatura del cilindro sarà una temperatura più elevata, più calda rispetto alla temperatura di un cilindro per la produzione di gelato. Setteremo infatti la nostra macchina attorno ai meno 15-16 gradi. Questo perché dobbiamo andare a fare un processo più delicato. Quindi andando a impostare meno 16 gradi come temperatura del nostro liquido refrigerante, anche il prodotto in sé, quindi la granita, verrà mantecata a una temperatura molto più elevata. Andiamo a vedere come settare questa temperatura. Abbiamo come al solito il nostro display qui davanti a noi. Tenendo premuto il tasto Set, andiamo a visualizzare la temperatura impostata in questo momento, meno 24. Per andare a aumentarla o diminuirla, ovviamente useremo le due frecce, quindi in questo caso la dobbiamo aumentare e arriveremo a meno 16. A temperatura impostata, basta premere Set di nuovo per selezionarla. Ora possiamo raffreddare la nostra macchina, come al solito attivando il raffreddamento. Ecco che siamo arrivati alla temperatura desiderata e quindi il compressore si spegne, il cilindro è freddo e siamo pronti per inserire la nostra granita. Attiviamo la mantecazione e inseriamo la nostra granita al mango. Come dicevamo, il processo e il meccanismo che attua la nostra F è l'ideale per andare a congelare anche una granita. La sua delicatezza e la sua gradualità fanno sì che la struttura finale della granita sia perfetta. Come sentite, il compressore è ripartito perché la temperatura del cilindro è tornata a alzarsi. In
5-7 minuti, la nostra granita è pronta e siamo pronti anche noi a estrarla. Come al solito, carapina ghiacciata, e a questo punto ci sono due tecniche per l'estrazione e anche due tipologie di prodotto. La granita può essere un po' più compatta e congelata oppure un po' più liquida. Se abbiamo intenzione di produrre una granita che sia un po' più liquida, possiamo estrarla fermando la macchina con un mestolo. Se invece, come in questo caso, ci piace una granita un po' più compatta e congelata, possiamo estrarla con la solita pala. Come al solito, raffreddiamo la pala all'interno del cilindro. In questo caso è ancora più importante perché la nostra granita avrà più difficoltà ad aggrapparsi alla pala, quindi se la pala fosse a temperatura ambiente sarebbe proprio impossibile per noi estrarre la granita. Appena la pala è fredda, iniziamo l'estrazione e la nostra granita è pronta. Come vedete, la tecnica di estrazione è un filo diversa perché nell'ultima parte dovrò stare più orizzontale con la pala per evitare di perdere la granita per strada. Come al solito, quando il cilindro è vuoto, possiamo fermare la macchina, rimuovere il raschiante, pulire il prodotto rimasto sul raschiante, sempre dentro alla carapina. Come al solito non si butta via niente. Facciamo un ultimo giro per raccogliere anche gli ultimi grammi di granita dentro al cilindro. Tac. Come al solito il cilindro è perfettamente pulito. E questa è la nostra granita. La tradizione vuole che la granita siciliana venga servita anche con la panna montata. Ovviamente è un prodotto molto diverso da un gelato e anche da un sorbetto, classico dell'estate, molto rinfrescante e che si accompagna benissimo appunto con la panna montata o anche con la brioche, come ci insegnano i siciliani. Vi ricordo che la temperatura di servizio di una granita è completamente diversa da quella di un gelato, quindi avremo bisogno di un banco a parte o comunque un sistema di conservazione separato da quello del gelato, sicuramente più caldo, attorno ai meno 4, meno 6 gradi, e vi consiglio ovviamente di andare a sfruttare tutta la frutta di stagione, ma anche di sperimentare abbinamenti con spezie o altri ingredienti. La nostra rubrica Gelateneo Weeks si chiude con questo episodio. Avevamo promesso che sarebbe durata tutto maggio e così è stato. Da giugno non ci fermiamo, ovviamente, continuiamo a darvi informazioni, a darvi consigli e a tenervi compagnia. Cambieranno le modalità, ma non vi anticipiamo niente e vi invitiamo anzi a continuare a seguirci, diffondere il nostro canale tra i vostri colleghi e continuare a fare il gelato con passione e approfittare della stagione che è finalmente iniziata per sperimentare. Non mi resta quindi che augurarvi buona giornata e mangiarmi questa granita al mango con la panna.